Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vorrei finalmente fare il video sui miei calendari dell'avvento, perché io li avevo ordinati un po' di tempo fa, ci hanno messo un sacco di tempo ad arrivare, ma ce l'abbiamo fatta e sono arrivati proprio in tempo per il 1° dicembre. Quindi oggi è il 1° giorno di dicembre e quindi il 1° giorno in cui si vanno ad aprire i calendari. Io ne ho preso due. Uno è quello Bottega Verde, ma da 12 finestrelle, non da 24. Questo perché io di Bottega Verde ho già un sacco di prodotti, però tuttavia mi dispiaceva comunque rinunciare proprio definitivamente al calendario. Quindi ho scelto, diciamo, di giungere a questo compromesso e di prendere quello da 12 finestrelle. E poi ho preso il calendario Beauty London, che è questo qui. Questo è un calendario che ha un sacco di prodotti che a me sembravano molto molto interessanti. Inoltre mi piaceva tantissimo il packaging. Io non riesco a farvelo vedere tutto perché è enorme questo calendario dell'avvento, però aveva veramente un bellissimo packaging. Adesso io volevo spiegarvi un po' quello che faremo insieme, perché questo video non sarà uno di quei video classici in cui io vado ad aprire tutte le finestrelle tutte in una volta, perché secondo me la bellezza del calendario dell'avvento è proprio quella di andare ad aprire giorno per giorno la casellina corrispondente a quel giorno, altrimenti poi non c'è gusto. E quindi, insomma, a me aprire tutto subito in una volta non piace. E quindi ho pensato che oggi andremo ad aprire insieme la casellina numero 1. Perché oggi è il 1° dicembre e quindi ci sta che noi andiamo ad aprire la casellina numero 1. Però poi continueremo comunque ad aprirle insieme perché quello che andrò a fare io è pubblicare sul mio canale nella sezione community. Se voi andate a vedere nel mio canale c'è una sezione che si chiama community e lì posso pubblicare delle foto. Quindi io in questa sezione andrò ad inserire delle foto che vanno a rappresentare quello che io ho trovato in entrambi i calendari. Poi, ovviamente, dopo Natale, quando l'avrò aperto tutto, farò proprio il video in cui vi farò vedere i prodotti uno per uno, andremo magari anche a fare degli swatch, quindi li andremo a vedere bene nel dettaglio. Però, per aprire insieme a me il calendario dell'avvento giorno per giorno, potete andare a vedere, le fotografie che io andrò a pubblicare in questa sezione community. Quindi adesso mi fermo con le chiacchiere e apriamo comunque la prima casellina. Cominciamo da questo. Dunque, la prima casellina è qua in fondo, è questa che ha la cabina telefonica classica inglese, che secondo me è molto carina, e andiamo ad aprirlo. È molto luminoso questo calendario, quindi con le luci che ho io è tutto riflettente. Vediamo cosa c'è dentro. Allora, eccolo qui, c'è uno smalto che mi sembra molto carino perché ha un colore neutro, se riesco a tirarlo fuori ve lo faccio vedere, eccolo qua. Questo è un colore molto neutro che a me piace perché è un po' versatile, si può utilizzare sia in primavera che in estate che in inverno, secondo me è sempre utilizzabile perché in inverno comunque si può usare come base per andare a creare delle nail art, quindi è un colore che mi piace, quindi direi che come prima finestrella sono soddisfatta. Mi raccomando, poi continuate a seguirmi su questa sezione che vi dicevo perché ci saranno le foto di tutti gli altri prodotti. Adesso vediamo quello Bottega Verde. La prima casellina è questa, quindi andiamo ad aprirla. Eccola qua. Ah, e qui c'è una crema corpo al pepe rosa, che è una crema che io è difficile qua tirarle fuori, ok? Questa è una crema che io avevo già utilizzato l'anno scorso e devo dire che mi era piaciuta tantissimo, quindi sono molto contenta che ci sia di nuovo anche quest'anno. Tra l'altro in questo formato un po' più piccolo è anche comoda per eventuali viaggi. E una piccola nota sul calendario Bottega Verde, ha un profumo incredibile, cioè veramente la cosa bellissima di questo calendario, al di là dei prodotti che comunque sono validi, è proprio il profumo. Quando aprite le caselline verrete proprio inebriati da questo profumo. Quindi, insomma, questi sono i miei due calendari dell'avvento che non ci stanno perché questo è proprio gigantesco. Comunque, ragazzi, seguitemi sulla sezione community perché lì vedrete proprio giorno per giorno i prodotti che io trovo all'interno del calendario. E poi, ovviamente, durante le feste di Natale, quando io avrò aperto entrambi i calendari, farò poi un video più specifico. Però, intanto, se siete curiosi di vederlo, giornalmente, di vedere con me quello che c'è dentro, guardate appunto in questa sezione. Io per adesso mi fermo, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.